sono in treno e stiamo andando a Lucca. Questa sera ci sarà un concerto sempre per i ragazzi di The Voice. E c'è un tempo bellissimo. Di colori addosso, mi sono accorta di ciò, però ci vediamo quando arrivo. Allora, volevo fare un piccolo saluto perché siamo in arrivo a Montecatini Terme, verso l'inquadro, spero di riuscirci. E siccome questa volta AJ Summers non è con me, non è con noi in questa avventura, I miss you so much. Quindi Montecatini è la sua città e volevo rendergli omaggio. Scusate, ma questa meraviglia dovevo prenderla. Dovevo assolutamente immortalare. Che meraviglia! Sono arrivata a Lucca! Sorella Clea, sorella Silvia. Sorella De Santis. Hai detto il rosario? No, adesso infatti vado a frustarmi un attimo nella mia cella. Frusto io. Dove hai messo il cilicio punitivo? Dentro l'armadio. Ok, andiamo a prenderlo. Questa è la nostra cella. I maschi adesso devono mettere in pausa e andare avanti nel video. Esatto. Ecco. Sì, Ave. Allora, noi saremo Maria. Lontani dal resto dei ragazzi. Sì, perché è una stanza promiscua. Esatto. È The Voice orgia. Per la gioia di sappiamo di chi. Sappiamo di chi, Marco De Vincentis, ma non volevamo fare nomi. No, ecco. Fare nomi. Comunque la cosa bella è la vista che c'è, esatto, da questo posto assurdo. Guardate, questo è il chiostro del nostro convento. Ogni tanto si sentono dei battiti di ali. Pensavo dei battiti tipo di fantasma. C'è Casper. Bene, comunque adesso ci prepariamo, andiamo, ci vediamo dopo. Ciao. È un video. No. Ah, perfetto. Salve, come butta? Cioè, ma tu hai visto le mie occhiaie, Gesù mio. Anche io ce le ho, guarda. Però dopo ci rifacciamo il trucco, sì. Ci laviamo la faccia, ci rifacciamo pure il maquillage. Io ho portato l'asciugamanino. Tutto. E adesso stanno facendo, come potete sentire da questa cosa che vibra. Il soundcheck. E io ed Essence. Of Saints. Silvia of Saints. All Saints. All Saints, esatto. Come cantavano le All Saints? Non me lo ricordo più. Dopo mi viene in mente. Mi viene in mente Survivor, ma è delle... No, delle... è... I'm a survivor. È l'altro. Destiny's si Child. Destiny's Child, esatto. E dopo a un certo punto noi proveremo un attimo, veloce. Esatto. Insomma non proveremo neanche a questo punto. Ma non importa, dai. Faremo due cenni elfonico. Si prova a sa. Esatto. Come fare un sound check? 1, 2. Allora, siamo qui a... Stavo per dire Budrio, ma Teatro no. Ponte Amoriano, provincia di Lucca. Provincia di Lucca. E io oggi interpreto la reincarnazione di un cadavere, perché veramente mio. Comunque, siamo qui con Silvia De Santis, cantante ormai nota, cantante di Chiara Fama, esatto. E volevamo chiederle, Silvia De Santis, sì, non faccia domande promiscue, of Saints, come fare un ottimo soundcheck? Allora, innanzitutto avere dei bravi fonici. È già qui. Parliamo di una rarità. Secondo. Anzi, specie in via di estinzione. Se non parli al microfono non si sente però, sai? Esatto. Mi sentite? Ecco. Ora sì. Perfetto. Quindi innanzitutto avere dei bravi fonici. Secondo, fare prima la parte strumentale nel caso in cui la musica sia dal vivo. Terzo, provare le voci e soffermarsi in particolar modo sugli acuti e le parti, magari mi sto arrampicando sugli spalti. Sì, ok. Finché non si sente bene. Sì. Tanto piano per il microfono ci è costato questa televisione un po' 20-30 euro. Comunque, altra cosa che volevamo capire, lei ha un rito scaramantico? Oppure che cosa dice quando prova il microfono? Tipo il classico 1, 2, 3 prova oppure qualcos'altro? Io dico 1, 2, 1, 2. Silvia All Saints per Harrison on the Television. Vision. A dopo, arrivederci. Il traguardo nel mezzo c'è tutto il rasso, è tutto il rasso, giorno dopo giorno, e giorno dopo giorno è silenziosamente costruire. Costruire. Yeah.
ciao, stanno già minimamente cagato, ma invece ci sei anche tu. Salutiamo il cesso. Ciao ragazzi, è un video. Ciao, salutate. Ragazzi, sempre al top. Ciao. Ciao. Il bagno di Fonte. Non è un bagno, no, sì, no, è un camerino. È un camerino. Ciao belli, ci vediamo dopo. Ecco. Ci dobbiamo mettere così. È una grande quella nazione. No, perché facciamo, facciamo serio. No, no. Vai. Aspetta. Allora, a tre. Uno, due, tre. Merda. Ciao. Siamo sempre qui con Silvia De Santis. Allora, quali sono i tuoi oggetti, no oggetti scaramanti, come si chiamano? Amuleti. Che usi? Allora, quando canto non rinuncio mai al mio braccialetto di Swarovski che mi ha regalato il mio... E che ovviamente ha sponsorizzato questo video. Esattamente. E al mio anello di Swarovski che mi ha regalato mia sorella. E ovviamente al mio amuleto principale, che è lo stemma della mia band. Ok, che si chiama, ok, followateli, followateci tutti, va bene, facciamo un salutino, ciao ragazzi, ciao 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 ciao. All around me are familiar faces, we're now places, we're now faces, right on early for the daily racing. Dove si sbaracca tutto. Dove vai Marti, Lischi? Non so. Se andando via? Sì. No? Non devi sentire salutarmi? No. L'ho fatto io a Budrio. Dove vai? Vieni. Devo prendere la mia roba. Mamma, questo... Descent. Dov'è Descent? Of Saints. Lì. Vai, questa. Il padre aveva detto... Grazie, salve. Ciao. Viene la parte più bella, sbaraccare tutto. Esatto. Mettiamo in ordine. Buonanotte. Sto filmando te in realtà. No, veramente stai filmando me? No. Io dal mio loculo vi do una felice notte. Mi racconti una storia? Ti devo raccontare una favola? Qua, no. Come la mamma, qui c'era una volta, va bene, ciao ragazzi, buonanotte, Silvia De Santis mi racconta una favola adesso. Ah, se vedete Marco De Vincentis, che poi si dice Marco De Vincentis, De Vincentis, Tis, e Davide Fusaro, Andrea Orchi. E poi? È il chitarrista. Il chitarrista. Sono dispersi a Pisa. Se li vedete, fatecelo sapere. Buongiorno.
Buongiorno Beltrame. Hai dormito bene in presenza di sua maestà Beltramica? Sì, sì. Allora, chiavi, chiavi. Lei c'è, ma brava. Però prendi, prendi. Lei tutte e due? No, secondo me sono nella mia giacca, perché okay, ieri hai aperto tu. Roba che andavo via con le chiavi dell'ostello. Allora, allora, adesso farei uno scherzo ai maschi, ma sarei troppo tentata di battergli la porta. Anch'io. Non ho sentito niente. No. Se comunque stiamo andando a far colazione, oddio. Questa corsa di prima mattina mi ha sfiantato. C'è il bisogno della palestra. Esatto. Ah, noi prendiamo l'ascensore, ovviamente. No, dove là, stiamo però andando? Ah, no, giustamente. Ho visto che sono cominciato ad andare in palestra. Gesù, la paura proprio. E per fare un piano di scale. No, non è. Ma dove cazzo stiamo andando? Sono delle immagini un po'... Sì, un po' c'è l'arancia meccanica. Mio Dio. Ecco, va bene, dai. Vediamo di non perderci, andiamo a far colazione. Grande. Buongiorno. Ecco la nostra colazione. Esatto. Immancabile momento Zoom. Allora, tu hai preso una crostatina, sì, una fetta di pane e della marmellata. A cosa? Con? Pesca. Pesca. Alla Pasca. Dice pesca. Alla Pasca. Del succo sembra la Pasca. Sì. Alla Pasca, ho fatto audizione io. Prima ci ho preso, per cercare di fare finta di stare healthy, dell'acqua calda che purifica la mattina, dopo che mi sono ingozzata di come si chiamano, focacce toscane ieri. Esatto. Un succo di frutta alla para, io, alla para, poi ho una mala e una crostatina all'alba e cocca. E un caffè doppio per tenere tutto in energia. Una buona colazione, De Sanz. Auguri, sì, anche auguri. È Natale? Non lo sapevo. Comunque, guardate, siamo in questo posto. Merda. Questo secondo me era un commento una volta, giusto? Sì. Di le preghiere, brava, esatto. Buongiorno, sorella.